Controradio, Black Candy Produzioni in collaborazione con Rock Contest, GRS Studio e Arte Videomaking presentano Sonic Sunday Session. Stasera con noi Orel. Oh,
sarà. Ti dico addio in questo nome che porto. Non mi riconosco più, non sono io. È solo morte o rinascita, ma l'unica certezza che ho è che chiunque qui sia migliore di me. Seguirò il moto del mondo, non mi oppongo, ma lascio te. Sarà la mia forma. Sono io il re. Nessuno, nessuno è 100.000 mia di da. Non guardarmi così. Io riparto da qui e tra le dita sento la vita che sgretola tutto il mio ego. Ora ti spiego, io sono natura e a natura ritorno, notevole essenza oltre ogni apparenza. Non piangere, sarò il vento che bevo, il tuo vagabondo inafferrabile. Sarà la mia forma. Sono io il re. Nessuno, nessuno è 100.000. Benvenuta ad Aurel, che bello averti qui, che bello averti ascoltato. La cosa che non posso non notare è il rapporto, così che vedo subito, così a colpo d'occhio, il rapporto che hai con il tuo strumento, che è il contrabbasso. Direi di partire con questa chiacchierata, se ti va, raccontandoci insomma che rapporto c'è, come l'hai conosciuto, com'è andata. Allora, innanzitutto per me è femmina. La contrabbassa. La contrabbassa, nel senso che gli ho dato un nome, che può sembrare una cosa stupida, però in realtà mi ha aiutato anche nell'andare proprio a studiarlo, eccetera, perché è molto personale, ogni strumento cambia, eccetera. Il nome è Virginia, come Virginia Woolf, perché mi andava di mettere il nome di una donna molto forte per dargli importanza in qualche modo, sì.
E, insomma, io ho iniziato a suonare prima, cioè a cantare, poi la chitarra e poi insomma il basso elettrico, fin quando non è diventato sempre più grande e insomma sono arrivata al contrabbasso. E, insomma, è uno strumento che personalmente amo, ovviamente, e penso che ti dia una percezione, cioè una percezione molto intima anche di quello che suoni, e devi avere, cioè ogni contrabbasso è diverso ovviamente, e quindi quello che è il tuo strumento lo recepisci anche dal modo in cui sia lo suoni che anche l'ascolti, nel senso che molto spesso quando studio mi rendo conto che mi riascolto e nel tempo è diventato anche il mio suono, cioè il mio strumento è il mio suono. Questa so cosa è un viaggione mentale, lo no, però con... riesco a capirla in parte e mi affascina tantissimo, perché comunque poi il contrabbasso, la contrabbassa in particolare, cioè hai proprio un rapporto fisico con sì, lo strumento. Esattamente. Cioè, quindi a questo punto mi viene anche da chiedere la storia effettivamente del tuo strumento al momento. Oddio. Di allora, il mio strumento è rumeno. Ok, e insomma nel tempo ti dico una cosa carina, senza scendere nei dettagli tecnici. Praticamente l'ho comprato nuovo e 2 anni fa. Che è una cosa che di solito non si fa, si fa. No, cioè... si fa, nel senso che tu puoi anche comprare un altro contrabbasso che ha avuto qualcun altro. Io ho voluto comprarlo nuovo, mm-hmm, perché volevo crescermelo, come si dice. Infatti nell'arco di 2 anni è cambiato tantissimo. Che meraviglia. Ed è cambiato, la cosa, cioè il punto del discorso è che è cambiato in questa maniera perché l'ho suonato io, capisci? Ecco perché è molto personale, nel senso che se l'avesse suonato qualcun altro con un altro tocco, con un altro insomma un altro tocco, sarebbe cambiato forse in maniera diversa. Ecco perché è molto personale. Certe cose non le so, non mi stupirò se mi vorrai lontana da te, su un pianeta discreto lontano lontano da me, fitto come un albero che ti protegga, perché non è comodo per te accogliermi così, senza riserve oramai, come un pioniere senza freno. Io vago piano sul semplice pensiero, visibile, tangibile, che fa di te un porto sicuro per me. Se vuoi ridere io non mi offenderò, ma sembra tutto così chiaro e nitido, senza se, senza ma, senza chiedere mai null'altro. Tu non sai quando sono nata, io non so come è possibile, tu sei rinata come me, stessa voglia di correre e andare via di qua, dove tutto è armonia. Se anche a te capita di non essere a fuoco e seguire la mente che corre veloce, veloce, fissare il soffitto alla ricerca del perché, e non ti trovi neanche tu, ma tranquilla che lo so com'è vivere in uno status di plastica, quando la mia volontà per te fa l'ore. Amica mia, questa mia voce basterà e lo strumento che ora abbraccio potrà ancora esistere, potrà vincere, lascia perdere, non dirlo mai più, proprio è impossibile, vita senza musica, come vivere a metà, scusa sai far ridere, se poi un dubbio c'è, non esitare libertà, più forte che puoi, canterai per me come aria fresca.
Sei passata anche dal Rock Contest, mi è giunta voce. Sì, sì, infatti è un bellissimo ricordo di quell'esperienza, perché io ero, cioè, minuscola, cioè comunque ero, almeno musicalmente, mi rendo conto che, insomma, ci sono stati tanti passi avanti, mi rendo conto che in quel momento era la primissima volta in cui io uscivo dalla Puglia con i miei brani. Okay. Cioè, quello è stato il primo palco in assoluto in cui io ho suonato i miei brani fuori dalla Puglia. È un primo palco per tanti, un bel primo palco per tanti. Sì, infatti io ricordo che ero emozionatissima, però mi divertì tanto. Tra l'altro, vabbè, poi in quell'occasione, insomma, ho ascoltato anche gli altri gruppi, cioè per la prima volta anche ascoltare gruppi che non erano pugliesi. Okay. Quindi, insomma, fu una bellissima esperienza. E poi ovviamente lì ho conosciuto Lore e Leo della Black Candy. Insomma, una grande contaminazione. Sì. La parola contaminazione, o comunque tutto quello che comprende la natura e anche un po' una sorta di vocabolario biologico, io lo risento tanto nei tuoi testi, in tutte le tue produzioni, dall'inizio fino ad oggi, insomma. Sì, è una cosa che in realtà ritorna spesso. Cerco di costruire magari delle immagini che abbiano a che fare con la natura in senso ampio, cioè non solo natura come alberi o cose del genere, può essere anche, insomma, il corpo umano, cose del genere, anche rielaborare magari delle sensazioni associandole ad alcune parti della natura. È una cosa che ho sempre avuto, e mi rendo conto che ad esempio in Argo, l'altro disco, è venuto fuori maggiormente. Nell'ultimo magari vedremo. Se posso chiedere, dove parte il percorso creativo? Cioè, c'è un momento in particolare dove dice adesso è uscita, devo segnarmela, devo scriverla, oppure arriva e... Allora, io posso dirti dove parte l'atto creativo in questo momento, perché okay. Nel tempo è cambiato sempre, cioè è cambiato tantissimo. Prima, non so, scrivevo i brani con la chitarra, poi ho iniziato a farlo con il pianoforte. In questo periodo lo sto scrivendo... cioè li sto scrivendo anche al computer, visualizzando le idee magari, cioè, okay. Quindi col MIDI sostanzialmente. Ma ti prendi un momento particolare, stai in un posto particolare oppure... In realtà ovunque, nel senso... Ma questo è comodo anche. È comodo, però anche scomodo, anche in momenti non opportuni, nel senso... Cioè magari un'idea ti viene fuori quando non puoi registrarla o fare qualcosa del genere. Anche se questo mi è accaduto più con Argo, dove c'erano più linee melodiche e soprattutto a livello di struttura, magari i brani avevano una struttura un po' più canonica. Quindi lì già mi immaginavo una strofa, un ritornello in una certa maniera. Qui nel prossimo disco, insomma, è stata un'elaborazione anche un po' più d'arrangiamento, cioè a livello compositivo in senso più ampio, ecco. Casa, l'estremo bisogno che cambia ogni cosa, zaino in spalla e andiamo a vedere cos'è che ci unisce, dove che nasce la notte, è una stanza e questo letto sembra dir poco un decollo perfetto, e no, non siamo sbagliati, non siamo sbagliati. Stormi di nuvole di carta che tremano in burrasca e come noi cercano la loro meta. Mm-hmm.
spiegami il senso di vivere in questa bolla in cui tutto è così irraggiungibile, ma non ti biasimo, sai, se non hai il coraggio di credere. È così semplice, tu baciami ora e le parole non servono più. Ora è tutto niente, tutto niente. Stormi